mi grattacieli. L'età Merice e Lecce rimosse a Pescara Sud nel tratto di viale Primo Vere che va da Piazza Le Laudi ai confini con Francavilla potevano essere salvati. Il dubbio emerge in seguito a una perizia fatta dal dottor Luigi Giannangelo e consultabile sul sito di Italia Nostra che le associazioni ambientaliste hanno presentato. Non ci sono studi, non ci sono pezzi d'appoggio che ci dicano quest'albero verrà tagliato perché è malato, verrà rimpiazzato, non c'è nulla, si va per atti di fede, loro tagliano e poi vedremo quello che verrà. Allora, questo era inaccettabile, soprattutto in un quartiere storico, in un quartiere nel quale il verde è nato nella mente del progettista del quartiere di Antonino Libre, sono state piantate le piante negli stessi anni in cui sorgevano le case. Allora, prima di attentare a questo patrimonio ci vuole conoscenza. Questa conoscenza il comune non l'ha messa in campo. La sovrintendenza aveva prescritto di fargli vedere lo stato di fatto e i provvedimenti compensativi. Nulla di tutto questo è stato fatto e non va bene. Noi allora vogliamo che la città conosca questa perizia, cioè lo stato di salute di uno dei quartieri con la miglior vegetazione di Pescara. Le associazioni dunque denunciano la mancanza di documenti che possano in qualche modo giustificare la rimozione degli alberi. I famosi lecci hanno la cocciniglia? No. In questo momento lui non trova nessun attacco particolare nella cocciniglia. Il danno, oltre che ambientale, è anche economico. Sapete quant'è? 900.000 euro. Sapete quanto il comune investe su questo viale? 1.100.000. Praticamente cosa significa? Che stiamo spendendo 1 milione di euro per distruggere 1 milione di euro di patrimonio pubblico. Qualcosa sta nascendo, forse è un albero, ma sì è un albero.